Ciao, benvenuti ad un'edizione breve e limitata di Weird Tales, alias storie criptiche e misteriose. Questi limitati e brevi episodi vi racconterò in ordine cronologico una serie di fatti strani, criptici, insoliti e surreali che mi sono capitati. È d'obbligo fare una premessa dicendo che io non consumo superalcolici, sono astemio, non fumo né tabacco né robe strane, non faccio uso di sostanze stupefacenti. Mi reputo una persona razionale e pragmatica, scettica, la classica persona che se non vede non crede, per dirla alla San Tommaso. Ho avvistato tre fantasmi e due UFO. In queste 5 puntate vi sintetizzerò le vicende in dettaglio. A voi queste narrazioni appariranno non reali e non misurabili, ma per me sono stati eventi reali e misurabili. Il perché lo conoscerete alla fine di ogni puntata. Siete liberi di ritenermi un testimone attendibile o meno. A me di cosa pensate non frega niente. Non vi sto vendendo niente, essendo il file in copyleft. Era il 1998. Non ricordo se fosse in febbraio o d'aprile, comunque in quel periodo di tempo più o meno. Ero all'epoca di leva. Ero stato spedito a Marinella di Serzana con un commilitone per un convegno presso l'hotel Rondine. Per la prima volta nella mia vita avevo una camera ad un attico con vista mare, si vedeva la spiaggia e persino la baia di La Spezia alla mia destra. Un luogo veramente splendido. Mi ero alzato alle 1 di notte circa, se non ricordo male, per andare a pisciare. Poi, non avendo sonno, ero andato a vedere un po' il bel panorama notturno dalla finestra. Era una notte buia, non ricordo se c'era la luna. Comunque non c'erano nuvole, la visibilità notturna era ottima, il mare era calmo e rimasi ad osservare il bel panorama del mare e della costa in notturno. Vidi, dopo poco, una luce provenire dalla mia sinistra. Era a largo, la luce era bianca e si muoveva di moto rettilineo, uniforme e lineare. Pensai fosse un aereo proveniente dall'aeroporto di Pisa, diretto a Genova o Torino, o oltre, non mi feci molto caso. La luce rimase sempre a largo, questo muovendosi in moto rettilineo uniforme. Ma quando raggiunse il punto immaginario d'essere in asse con il mio punto d'osservazione, la luce bianca si fermò. E conclusi che non poteva essere un aereo, ma probabilmente era un elicottero. Questa cosa attirò ovviamente la mia attenzione, perché non c'era altro da guardare. All'improvviso la luce bianca iniziò a fare impressionanti manovre, linee rette con virate ad angolo acuto, un modo di volare zigzagante che ricordava vagamente quello di una mosca in una stanza, per fare una metafora simile. Non poteva essere un elicottero, non poteva essere un aereo, non poteva essere un drone, non era nemmeno un bolido, né un meteorite, né un satellite, né tantomeno un pallone meteorologico. Non c'era infatti vento, il mare era calmo. Era notte. Non saprei dire a quanto distasse dal mio punto di osservazione, ma più o meno non più di 1,5 km, forse 2 km. Di distanza dalla costa. L'oggetto poi si divise in due luci che allo stesso modo replicavano come fossero stati in una simmetria, prima sull'asse orizzontale, poi verticale, e le manovre zigzaganti per poi ricongiungersi al punto finale e poi ridividersi e via così di seguito. Mi spaventai perché non poteva essere un drone, tantomeno un aereo, tantomeno un elicottero e nemmeno quant'altro. Tornai a letto, ma poi dopo poco tornai alla finestra perché ero curioso, come calamitato da questo evento e volevo vedere cosa succedeva. Le incredibili prestazioni aeronautiche della luce anomala durarono circa mezz'ora e 45 minuti più o meno a mia memoria. Poi all'improvviso, in un batter di ciglio,
La luce disegnò nel cielo una traiettoria esponenziale, sparendo con un volo in candela, in un tempo di uno schioccar di dita. Poi questa luce si confuse tra le stelle. Avevo visto un UFO, ero incredulo. Forse all'epoca io di ufologia non mi interessavo, ma ebbi la prova che c'era del materiale solido all'interno delle storie, di quello che si raccontava nell'ufologia, non erano solo balle. La cosa più strana fu che dopo 12 ore circa, esattamente alle 14 del giorno successivo, mi trovavo sempre in camera mia, ero in pausa e osservavo il bel panorama. Vidi un G222 bimotore che proveniva da sud, dall'aeroporto di Pisa. Ebbe a ripercorrere la rotta dell'UFO, poi si mise a volare in circolo per circa 5 minuti, ronzando in circolo appunto nel luogo dove approssimativamente 12 ore prima questa luce anomala aveva fatto esorbitanti manovre acrobatiche. Sembrava che l'aereo stesse cercando come dire rottami in mare, ma non c'era niente. E era proprio sul punto dove la notte prima l'oggetto della luce anomala aveva accelerato con una traiettoria iperbolica scomparendo nel cielo. Il G-222, dopo aver ronzato per circa 5 minuti intorno a quest'area al largo, stava più o meno direi 1,5 km, 2, l'aereo tornò a fare rotta in direzione verso Genova. Ebbi la conferma che l'UFO che aveva avvistato nella notte del giorno al tocco le 2 era stato un evento reale. Anche dall'aeroporto di Pisa evidentemente avevano tracciato l'aereo, il velivolo UFO, diciamo, con il radar, e per qualche ragione dopo 12 ore, solo dopo 12 ore, avevano mandato un bimotore G222 a dare un'occhiata sul posto. Un saluto, ciao.